Bentrovati Davide il Critico. Oggi magliettina nuova. Magliettina nuova, avete visto benissimo nell'altro video che sono andato a comprarla al Bologna Store. Mi piace davvero tantissimo. Soprattutto quest'anno mi piace molto anche lo sponsor che chissà se mettendo il suo nome qua davanti gli sia venuta voglia anche di spendere qualcosina in più. Chissà, chissà. Al momento io sono molto felice degli acquisti del Bologna Calcio. Questa maglietta l'avete scelta voi, perché dico così? Perché tra tutti i nomi che potevate scegliere, ovvero Freuler, Ndoye, Selemakers e Carlson, avete scelto il numero 10. È il numero 10 vero, non quello che è andato via dopo una settimana che l'ha scelto. Il numero 10 vero, non l'influencer di successo di Milano, ma il numero 10 vero. Uno di quei giocatori che a me piace tanto perché pronti via, tira in porta da fuori area. Tira in porta da fuori area. Ragazzi, non siamo più abituati a vedere un calciatore che da fuori area tira con la convinzione, non tira perché altrimenti parte il contropiede dell'avversario. Un attaccante, trequartista, centrocampista che tira con l'intenzione e la convinzione di offendere. E il buon Carlson, ribattezzato Casper, ha questa dote, questo fondamentale, perché il tiro in porta è un fondamentale del gioco del pallone ed è per questo che è un giocatore che a me piace particolarmente. Quei giocatori tecnici che in questo campionato non si vedono più ormai da tanti anni. Non si vedono più, ragazzi, da quant'è che non si vede un tiro da fuori come quello che fa Carlson contro il Cagliari? Io era da tempo che non lo vedevo fatto con quella convinzione. Forse l'altro che mi aveva fatto un tiro del genere era stato il buon Arnautovic, e difatti parliamo comunque di un giocatore di una certa caratura. Comunque, la maglietta l'avete scelta voi, io vi ringrazio perché siete sempre tantissimi a partecipare ai sondaggi, tantissimi presenti su Instagram, qui sul canale di YouTube, anche nel nostro gruppo Telegram, quindi io non posso che dirvi grazie e sono veramente molto 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 contento che ogni tanto riesca io ad entrare nei vostri telefonini, alcuni mi mandano le foto, nei vostri televisori, per rubarvi quei 10 minutini in cui parliamo di qualcosa che possa avere tinte rosso e blu. Quindi grazie, 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 stiamo creando un qualcosa di molto carino. E a proposito, ne approfitto per ricordarvi che adesso, tutti i lunedì alle 18.30, tranne quando giochiamo, perché se Bologna gioca a Verona lunedì sera, io sarò per forza di causa maggiore a Verona, luogo in cui spero siate anche voi insieme a me. Ma tutti gli altri lunedì sera, quelli in cui non gioca il Bologna Calcio e i giorni nei quali i parrucchieri sono chiusi e che quindi hanno anche loro la possibilità di vedere il Bologna, io non accetto un parrucchiere di Bologna che il lunedì non vada a vedere la propria squadra se dovesse giocare, io non lo accetto, non lo voglio accettare, ragazzi. Queste partite il lunedì sera sono fatte per i parrucchieri, quindi se c'è un parrucchiere che non viene a vedere il Bologna di lunedì, mi dà fastidio, mi dà molto, molto, molto fastidio. Comunque, BF Cinni, 18.30, tutti i lunedì, sarò all'Angolo Bistrò, il bar dei miei amici, nel quale parleremo di Bologna e tutto verrà trasmesso qui sul canale YouTube, quindi vi aspetto numerosi. Però non vi ho messo un video solo per parlare di questo, ma voglio aprire un altro tema. È partito Musa Barrow, è andato in Arabia, è ufficiale. La cifra che incassa il Bologna si aggira intorno agli 8-10 milioni, bonus più, bonus meno. A mio avviso, colpaccio, colpaccio. Perché in Europa nessuno ti poteva dare quella cifra per un giocatore come Musa Barrow, per quello che ha dimostrato. Un giocatore che, lo dico col cuore in mano, a 24 anni ha deciso di smettere di giocare a calcio. Perché se a 24 anni, in una piazza come Bologna, in un campionato europeo di un certo tipo, dopo aver fatto l'Atalanta, mi parli di coraggio, mi parli di voglia di nuovi stimoli e poi vai in Arabia, amico mio,
tu non stai cercando un miglioramento per la tua carriera, stai cercando un miglioramento per la tua vita personale e io lì non ci entro neanche per sbaglio. Ma da tifoso e amante del calcio mi dispiace che tu stia prendendo la tua carriera calcistica e la stia gettando nel bidone dell'immondizia. Oppure, come diciamo a Bologna, nel rusco. Perché accettare a 24 anni di andare in una squadra che non riesco neanche a pronunciare con tutto il rispetto e non so nemmeno dove si trovi nel globo, mi dispiace, ma è prendere la propria carriera e decidere di mettergli un punto finale. Ad oggi un ragazzo di 24 anni che va a giocare in un determinato campionato, dal mio punto di vista, decide di fare un certo tipo di carriera che non è una carriera che gli possa portare a successi internazionali. Poi magari il tempo mi smentirà, Io non ho la palla di vetro, non sono un mago come Thiago Motta, mai stato un mago. Però questo è il mio pensiero e lo dico con rabbia e con il cuore in mano, perché Barro potevi veramente ambire a qualcosa di più. E questi limiti, secondo me, che hai dimostrato a Bologna, si vedono anche nelle scelte che fai post Bologna. Lo salutiamo, ma la notizia positiva qual è? Che questa cifra Bologna la incassa, una cifra molto importante, una cifra che dal mio punto di vista si potrebbe anche reinvestire nel mercato di gennaio, visto che Svincolati si è sentito parlare di Papu Gomez. Io ragazzi non ve l'ho neanche menzionato perché mi sembra una cosa così fuori da ogni logica che sì, l'ho letta anche io, però sarà veramente molto molto complessa, come la voce di Batshuayi. Io ve lo dissi subito che era un qualcosa di improponibile per quello che era il Bologna Calcio. Però al di là di questi nomi che abbiamo sentito in estate e di questa voce Papu Gomez che è saltato fuori da qualche parte solamente perché era svincolato, perché il buon Sartori è un ex DS dell'Atalanta, ecco, penserei più al mercato invernale, dal quale potremmo ricavare con la cessione di Barro magari una punta che possa dare un po' di respiro a Zirze. A meno che il buon Tiago, camminando per Casteldebole, non si accorga di un ragazzo biondo che magari ha voglia di mettersi in mostra e che so, gli possa dare qualche minuto nel quale il ragazzo possa dimostrare di valere. Sto parlando di Vanhooydonk, perché se Vanhooydonk dovesse riuscire a ritagliarsi qualche minuto, e secondo me Tiago qualche minuto glielo lascia, perché Tiago qualche minuto te lo dà, perché lui ci tiene al gruppo. Se c'è una cosa che abbiamo imparato è che nel mondo di Tiago la cosa fondamentale è il gruppo e nessuno viene lasciato indietro una volta che la nave salpa, ok? E sono tutti allo stesso livello, quindi io sono sicuro che Vanhooydonk con Thiago Motta avrà le sue chance. Starà a lui sfruttarla al meglio. Io non ho detto che avrà tante chance, io dico che secondo me Van avrà le sue chance con un allenatore del genere. Vanhooydonk deve essere pronto. Nel caso in cui il buon Vanhooydonk si dimostrasse pronto, che magari ti fa quel gollettino, quell'assistino, quella prestazione che ti serve in quel momento, e Thiago Motta non è un ingenuo, sarebbe in grado di coglierla, a quel punto allora magari a gennaio valutiamo altre priorità. Però ad oggi ricaviamo una cifra importante per Musa Barro. La prossima sfida potrebbe essere assente Skorupski. Ho già letto molti di voi preoccupati perché dovrà giocare Ravaglia. Sì, non ha avuto per ora una carriera che abbia messo in mostra le sue qualità per quanto riguarda la permanenza in Serie A. Però, io voglio vederlo. Stesso discorso di Vanhooydonk. Vediamo, nel caso in cui ce ne dovesse essere bisogno, perché il titolare rimane Skorupski, quindi solo se sta male Lucas non gioca Lucas, ma nel caso in cui dovesse dar forfè, vedremo questo Ravaglia. Non l'ho mai visto, non ho sicuramente delle buone recensioni da quelli che sono stati i suoi ultimi anni, però voglio vederlo. È da sottolineare comunque che nel caso in cui mancasse Lucas, verrebbe a mancare un giocatore che nel Bologna, soprattutto nella scorsa stagione, ha fatto la differenza. Perché i successi dell'anno scorso passano anche per i guantoni di Lucas. Quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video, di andare su Instagram a seguire la pagina Dario del Critico. Io, con la mia maglietta di Carlson, vi saluto, vado a fare l'asta del fantacalcio, poi domani vi dirò chi ho comprato. Anzi, fate una cosa voi, scrivetemi qua nei commenti chi avete comprato voi. Ciao ragazzi!